Si è svolta a Caltagirone nella sala riunioni Villino Milazzo un incontro pubblico promosso dai responsabili del consorzio Sol Calatino, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti delle iniziative da assumere nell'ambito del protocollo d'intesa istitutivo del patto territoriale dell'economia sociale del Calatino Sud Simeto. Vogliamo formare ed accompagnare i nuovi imprenditori nel settore sociale, attingendo e utilizzando al meglio le risorse comunitarie del Fondo Jeremy Sicilia, un fondo gestito dalla Banca Popolare Etica con il concorso attivo della rete Solco alla quale Sol Calatino appartiene. Un ruolo non indifferente in relazione alla partecipazione assolto dai comuni quali enti di intermediazione fra la parte pubblica e i privati. A Vizzini sul fronte integrazione opera di già una struttura di accoglienza per immigrati svantaggiati. Da qui le considerazioni del sindaco di Vizzini, Marco Sinatra. Il nostro territorio ha la capacità di fare sistema, di proporre delle iniziative, di fare in modo che gli enti pubblici insieme ai privati riescano a fare insieme delle progettazioni di alto profilo e di dare in un momento così drammatico quale quello che stiamo vivendo nell'ambito sociale, di dare la possibilità a tanti di conoscere e approfittare, tra virgolette, di opportunità che la Regione e la Comunità Europea ci mette a disposizione. All'incontro ha preso parte l'assessore regionale alla famiglia ed enti locali Giuseppe Spampinato, il cui esponente di governo si è soffermato sulle iniziative che il governo regionale promuove sul campo sociale. No, innanzitutto vogliamo promuovere una filosofia, la collaborazione tra pubblico e privato. E siccome a Caltagirone ci sono delle esperienze di eccellenza, è giusto fare questo incontro a Caltagirone per fare un po' il punto, promuovere e soprattutto programmare per il futuro partendo da queste esperienze sicuramente positive.